e mettiamo loro a Istanbul a giocare al Final Four dell'Eurolega, ma neanche Istanbul, io non so se arrivano a Istanbul, ok, pur essendo 5 giocatori americani tutto dell'NBA. Io, cioè, è una cosa fare il non uomo, decimo uomo nell'NBA, un'altra cosa fare il primo o secondo una squadra europea da Eurolega. Haslem, e l'ha piazzato la linea del tiro libero, l'errore dell'ex giocatore di Shalon, e allora si rimane sul più 14 per Boston. Rondo per Paul Pierce, triplicata addirittura, c'è spazio allora per Kevin Garnett che ha vantaggio in termini di centimetri. Subadier sbaglia, Bess non riesce a conquistare il rimbalzo offensivo. LeBron James imposta la semitransizione, si schiera la difesa di Boston, Wade accelera, bacia la tabella e si sblocca, terzo canestro su 13 tentativi per lui. E voleva anche il palo e forse c'era, comunque hai detto tu, si è sbloccato forse con questo canestro. Garnett, la ricezione al gomito, completamente vuoto il pitturato dei Boston Celtics. Bess fa arrivare il pallone a Rajon Rondo che vuole servire Garnett, invece si torna da Bess. Wade, buona circolazione adesso da parte di Boston. Ray Allen, un buon tiro dopo un'azione difensiva notevole comunque dei Miami Heat. L'errore di Ray Allen, l'ennesimo della sua partita dopo i fuochi d'artificio iniziali. LeBron James, isolamento contro Paul Pierce, arriva l'aiuto con fallo. E poi ovviamente un po' di trash talking da parte di Kevin Garnett. E a Garnett ha da dire a LeBron James, dice, ehi fratello, se hai da dire puoi dire direttamente a me. Comunque devo dire che non è stato, io sono anti falli veramente sporchi, questo qui è stato un tentativo, ma neanche Garnett non ha neanche tentato di stoppare la palla. Alla vigilia di questa partita i giocatori di Miami hanno parlato molto bene di Kevin Garnett, perché hanno anche sottolineato le sue abilità difensive. Qui ha commesso fallo, però Wade per esempio ha detto: quando devo parlare di un giocatore totale, bravo sui due lati del campo, mi viene subito in mente Kevin Garnett. Ma mi ricordo quando entrai a Bargnani, è andato all'NBA il primo anno, 06-07, ok? E alla fine dell'anno gli hanno chiesto il tuo avversario più difficile, lui non ha neanche esitato, Kevin Garnett, ok? Quindi molti dicono, perché sai, 2-12 o quello che è, 2-11, gioca dentro, gioca fuori, spalla canestro, faccia canestro, ala pivot, ala piccola, quello che occorre, fa stoppate, schiacciate, tiri anche da tre passaggi, gioca per la squadra, molto completo. Prima metà di terzo quarto a bassissimo ritmo, punteggio molto basso nei primi 6 minuti del terzo quarto. Paul Pierce prova a dare un po' di fluidità all'attacco di Boston che si è praticamente fermato ai 61 punti del primo tempo. Wade contro Daniels, scarica per Chalmers, vuole la linea di fondo, non c'è fallo in attacco di Chalmers che con la mano destra sfiora il gioco da 3 punti, si accontenta di 2 liberi. E leggi il punteggio qui Michele, meno 11 per Miami, se fanno 2 tiri liberi meno 9 e mancano 17 minuti e mezzo dalla fine della partita, quindi possono pian piano con pazienza riaprire la partita, anzi un pochettino l'hanno riaperto. Comunque Chalmers, al di là di qualche errore al tiro in questo inizio di secondo tempo, è uno dei giocatori che ha mantenuto di più la barra dritta per i Miami Heat in questa partita insieme alle LeBron James. Hai detto assolutamente Chalmers, che io non sono super stima, io ti dico Chalmers, giocatore NBA, ma tipo uno che viene dalla panchina, tanto per dire, però stasera bene. Chalmers 2 su 2, 9-4 di parziale per iniziare il secondo tempo da parte dei Miami Heat, e attenzione, singola cifra di svantaggio. Qui 2 su 2, come abbiamo detto, meno 9. Piccherol tra Rondo e Paul Pierce, Pierce va a prendersi il fallo da parte di Haslem. Credo che sia stato fischiato il fallo alla difesa. Vediamo Adol adesso con Daniels e Ray Allen da parte di Rajon Rondo. Ma quintetto piccolo per Boston senza Garnett in campo. Brandon Bass gioca pivot, Paul Pierce ala e Marquise Daniels importante, Mario Chalmers in panchina, vediamo Ronnie Turiaf e Joel Anthony ai suoi fianchi. Turiaf che era partito in quintetto nell'ultima gara, oggi non ha neanche visto il parquet. Sì, però Ronnie Turiaf non può essere un titolare a questo livello. C'è Cole sul parquet di nuovo.